Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi è il mio quarto giorno di disintossicazione, sta andando molto bene. Sono le 6:30 del mattino e ho fatto la mia pratica quotidiana di yoga e di riequilibrio dei chakra. E adesso vorrei condividere insieme a voi una pillola, una piccola guida giornaliera presa da questo libro di Daisaku Ikeda, La mappa della felicità, in cui ogni giorno c'è un pensiero. E vi condivido questo che mi piace molto e lo trovo molto affine al periodo che un po' tanti di noi stiamo vivendo, anche di sforzi, di difficoltà, di cambiamenti e di tensioni, soprattutto che arrivano dall'esterno. Dice così: più a fondo ci impegniamo nei momenti difficili, più grande sarà la gioia che proveremo. Così funziona la vita. Spesso le cose non vanno proprio come vorremmo, ma continuando a sfidarci e superando gli ostacoli, conquisteremo una salda fiducia in noi stessi e scopriremo il nostro potenziale illimitato. Quindi stamani vi voglio augurare la buona giornata, proprio augurandoci a tutti quanti di restare in contatto con la nostra forza interiore, con il nostro potenziale limitato, senza farci influenzare da ciò che accade all'esterno, perché non possiamo controllare quello che accade all'esterno, possiamo controllare e potenziare solamente noi stessi. E come diceva Gandhi, sii te il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quindi concentriamoci su di noi, restiamo centrati sulla nostra forza, sulla nostra energia, sulla nostra potenzialità, senza farci influenzare da ciò che accade fuori. Questo è il mio augurio e buona giornata. Ciao!